Marco, guarda sto video. Lo riconosci? Bacon croccante, carne 100% da allevamenti italiani, inconfondibile salsa e formato grande. Il Gran Crispy McBacon è tornato. Ciccio. Mi conosci da tanto tempo e sai bene che nella vita ho voluto bene a poche, neanche persone, concetti. Ho voluto bene, ho rispettato e voluto bene a pochi concetti. Te ne voglio dire due. La prima è il mangiare, il cibo, il sostentamento, sopravvivere mangiando. È un concetto che ho amato anche per sopperire al fatto che non ho mai voluto bene, soprattutto da piccolo, a nessuno. Non abbastanza da farmi dire il mondo non è solamente un mangio tantissimo per sentirti meglio, a discapito della tua salute, del tuo peso, della tua figura, della tua immagine, del bene che ti vuoi. Perché è meglio così, è meglio che mangi. È meglio che mangi. Il cibo non ti può dire sei stronzo, il cibo non. Il cibo ti capisce perché il cibo non può non capirti, non ci mette impegno, non. Boh. È solo bello, è solo cibo, no? Fino a quando non ti accorgi che no, non è solo cibo, è anche la tua vita che se ne va. Con la pancia che arriva e con tutto quello che ne viene, schiena, cervicale, goffaggine, poca autostima, solamente perché non ho avuto mai qualcuno di veramente buono da amare, perché ero così spaventato all'idea di dare il mio cuore in mano a qualcuno che preferivo ricoprirlo di wurstel. La seconda cosa che ho amato sei tu. Tanto, ti reputo una persona che non riuscirebbe neanche volendolo a far male a qualcuno. E la cosa che amo del nostro rapporto è che non sta parlando assolutamente il sangue, ma il fatto che nella nostra divisione, visto che siamo molto diversi, ci siamo compresi in un modo tale che mi fa sperare nell'amore nel pianeta. E non sto facendo una gag, è così, perché sei la persona più diversa da me, che però mi capisce come tutti gli altri, anche quelli più simili a me. Questo vuol dire che l'amore esiste, ma non quando mi convinci a mangiare ancora, porco! La maggior parte dei link che mi mandi su WhatsApp è del McDonald's. Mac, grazie Marco Mac. Ciccio, ti sto chiedendo aiuto mentre sto morendo dentro un vulcano di lava che mi sta mangiando e tu mi stai gettando la cenere della sigaretta in bocca. MC, calmati. MC, coglioni. Sei bravissimo, Marco. Crino. Ma che è esagerato? Ma che dici? Ti
Ti aiuto io, Double Cheese Mark. Ciao, sono McClaudio. Ma Claudio, ma ti pensavo dalla mia. Lurido figlio di puttana. Spero non ti passi nemmeno mezzo dei problemi che mi hai detto. In confidenza. Lo tuo Billy ci ha donato 2 euro. Bogo stato come un figlio di puttana di merda. Il video era Jeremy Fragrance Out of Context 5 minute compilation. Un tipo che recensisce profumi ma è sociopatico e parla tipo delle sue accuse di stupro tra una cosa e l'altra come fosse niente. Cosa? Mandamelo, bro, mandamelo su Telegram che poi ce lo guardiamo. Ciccio, io voglio che mi aiuti. Io voglio che mi aiuti, Ciccio. Io non posso mangiare Mac oggi. Perché l'ho già mangiato prima. Perché l'ho già mangiato prima. Perché l'ho già mangiato prima. No, l'ho già mangiato. Doveva iniziare live fra un'ora. Tutti su Deliveroo, non c'era nessuno che andava dai 25 minuti ai 30 di consegne. L'unico era il Mac, ho scelto quello. Ma poi era anche al pollo. Mac pentiti. Ma che cazzo fa? Hashtag I'm loving it. Non l'ho letto, è finito. Stavo per dire non lo scrivete, vabbè. Basta, non rinnovo la sub e la faccio a Victor. No, 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 abbonatevi a me, per favore. Non lo faccio più, non lo faccio più, vi giuro, non mangio più McDonald's. È mio fratello, è mio fratello, è mio fratello, è quel figlio di bastardo. Vi prego, abbonatevi a me, non... Vi prego. Datemi il vostro Prime, non... Non ho soldi, il Prime è gratuito. Punto esclamativo Prime. Notobi Twitch ha donato 2 euro. Marco, non prendere Mac per favore. Non è neanche cosbuono, dai, non prenderlo. Se proprio vuoi, ok, prendilo. Prendi un crispy McBacon, doppia croccantezza, doppio gusto, succo di bacon, Mac gusto.